Nadal, Remox e Remigiu in terza fila, Raimund. Subito problemi per Remox. Che non prende il trotto. Rompe anche il numero 4 Rodio. Rompe Zeneiello. Si è rimesso in coda Remox. Completamento della prima piegata con Rosellina che ha assunto l'iniziativa nei confronti di Ruma degli Ulivi. In terza posizione veloce dalla seconda fila Rafael Nadal. Completamento del quarto iniziale che Rosellina percorre in 32-1, si fa vedere Reynold Allé dalle retrovie. Ha galoppato Rubino Tor. Completamento dei 600, percorsi in 46,5, l'andatura si mantiene allegra nonostante la pista e nonostante il vento. Reynold Allé ai fianchi di Rosellina, i due lottano, poi Ruma degli Ulivi e Reale Mail. Completamento degli 800 in 1-3-3. Terza posizione alla corda, Rafael Nadal in buona posizione, dalle retrovie si fa vedere anche Remox, ma è ancora lontanissimo. 20,5 il chilometro, torna ad allungare Rosellina sotto la spinta di Reynold Allé, poi Rafael Nadal in cerca di varco, lo scatto di Remox a centropista, 400 alla conclusione, 1,35,5, 3 quarti di miglio. Vantaggio che potrebbe rivelarsi determinante per Rosellina. Va a correre adesso Rafael Nadal e più all'esterno anche il right leader LF. Battute conclusive. Rosellina ancora in vantaggio, lo scatto di Rafael Nadal. Rafael Nadal va a caccia di Rosellina. Rafael Nadal netto al secondo, Rosellina al terzo, Reale Mail. Attende per buona parte del percorso in terza posizione alla corda, poi si libera, sollecitato da par suo, da Vippi dell'Annunziata, Rafael Nadal, il figlio di Panship e Fergi, nelle ultime battute passa sul calo dell'avversario, alla media di 1,19,2. Rafael Nadal, Rosellina, Reale Mail, 10,5,1. E c'è da dire che se Rosellina non ha vinto questa...